Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi ritorniamo sulla sezione tutorial su montaggio di lampadine a LED per la macchina e sono qui proprio a presentarvi un nuovissimo prodotto di Xenon per tutti, ovvero le lampadine freccia anteriori della macchina. Quindi ragazzi, bando alle ciance, intro e cominciamo subito con il video. Allora ragazzi, come potete notare, troviamo le due lampadine anteriori a LED per le frecce. Una l'ho già montata e questa, come potete vedere, è quella vecchia alogena. Vediamo insieme. Queste sono delle lampadine con i LED Ambra che sviluppano circa 1800 lumen e con attacco pH 24 watt. Proprio perfetto come tale e quale a quello della Mito. Sono praticamente identici. Per il montaggio ci dobbiamo munire di questa chiave fatta in questa maniera specifica per la Mito, che praticamente andrà inserita in questa sede. Basta ruotare e si svita. Comunque lo andremo a vedere insieme. Non so se riesco a far vedere bene perché lo spazio è veramente pochissimo. Ok ragazzi, cominciamo subito lo smontaggio. Purtroppo lo spazio è molto risicato, quindi non posso farvi vedere benissimo, ma comunque si riesce già a intuire dove trovare la lampadina. Basta inserire la chiave apposita o altrimenti, se non ce l'avete, un cacciavite piatto grande. Basta ruotare e sfilare la lampadina. Abbastanza semplice. Con il telefono, ragazzi, purtroppo è un po' complicato. Comunque vi conviene sul lato passeggero, sul faro lato passeggero, sganciare quella clippetta e spostarvi questo tubo e bloccarvelo un po' più in là, così avete più spazio per agire. Una volta che abbiamo girato, come avete visto prima, l'attacco della lampadina, io vi consiglio di andare a utilizzare delle pinze per estrarla. Con la pinza riusciamo tranquillamente a sfilare la lampadina, purtroppo a mano non ci riuscivo, per il poco spazio era veramente incastrata forte nel faro, quindi con una pinza sono riuscito a sfilarla. Non preoccupatevi se vi cade, più o meno riuscite a recuperarla. E una volta fatto questo, inseriamo la nuova lampadina a LED. Scusate per questa ripresa fatta un po' così alla meno peggio. Comunque bisogna infilare la lampadina da dentro la lamiera in quanto è abbastanza lunga e anche larga, infatti entra proprio pelo pelo nel foro della freccia. E una volta inserita basta, appunto, come abbiamo fatto prima, ruotare per posizionarla nell'apposita sede e successivamente ruotare con il cacciavite o con l'apposita chiave. L'effetto è veramente bello, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti, ragazzi.